siamo a Fano all'interno dell'associazione Il Sentiero dell'Anima. Con noi c'è Silvia Urciari, cantante, ricercatrice vocale. Dici un po', in cosa consiste? La mia ricerca, è quella che svolgo da un po' di tempo a questa parte, è appunto una ricerca rivolta alle capacità e alle proprietà terapeutiche e espressive della voce e del suono, in particolare appunto della voce, essendo cantante. E la voce è uno strumento eccezionale di liberazione, è uno strumento eccezionale per ritornare alla presenza, cioè nel momento in cui noi emettiamo dei suoni, parlando, cantando, eccetera, noi siamo presenti a noi stessi, siamo nel cosiddetto qui e ora. E possiamo conoscerci meglio, possiamo esprimere le nostre emozioni, di cui appunto parlerò nel corso del convegno, e possiamo avviare un percorso di crescita personale. Quindi è anche un po' un modo per conoscerci meglio, certo, no? Certo, ed entrare in sintonia con quelle che sono le nostre emozioni attraverso un utilizzo consapevole del nostro mezzo vocale in armonia con il nostro corpo, per cui il mio laboratorio consisterà anche nel movimento. Bene, nel particolare si chiama Il Risveglio, il laboratorio che tu terrai nel convegno. Qualche esempio di qualcosa che potresti fare? Ma risveglio è un po' una parola messa tra virgolette che sa significare tante cose, in particolare è l'approccio verso questo tipo di lavoro. Si lavorerà sulla respirazione, sull'ascolto, quindi risvegliare i nostri sensi, il nostro sentire verso questo strumento che è la voce, quindi anche prendere un po' consapevolezza prima di noi stessi e poi dell'altro. Ci saranno anche degli esercizi sull'empatia, di sentire ciò che il prossimo nostro sente, e si lavorerà su questo primo approccio, su questo risveglio. Bene, allora niente, ci vediamo al convegno Il Benessere in Armonia e parteciperemo tutti volentieri. Grazie. Grazie.